Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Paola Caurso si ritrova infatti al verde e si scaglia contro il padre di suo figlio il quale non le darebbe il mantenimento per il figlio. Prosegue il suo appello di aiuto la magica Paola Caruso, la quale oggi si ritrova completamente al verde. Paola per l'ennesima volta si ritrova a parlare in pubblico di un problema che la travolge da circa 3 anni. Il problema riguarda la gestione della vita con suo figlio poiché pare che il padre ed ex compagno non dia a Paola nessun assegno di mantenimento per aiutarla economicamente nella crescita di suo figlio. Come ben saprete, per crescere un figlio servono soldi per dare lui da mangiare e tutto ciò di cui ha bisogno e pare che il padre non voglia contribuire e partecipare in nessun modo in tutto ciò. Vediamo dunque insieme i dettagli di ciò che Paola ha annunciato questa volta. Paola Caruso, al verde senza un euro. Il suo ex non si cura di suo figlio. Il padre del bambino che oggi ha 3 anni è Francesco Caserta, il quale ha lasciato la ex bonus di avanti un altro nel bel mezzo della gravidanza. E Paola Caruso non ha potuto fare altro che commentare pubblicamente. Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno. Dunque Paola cresce totalmente da sola il figlio Michelino. Ma ad aiutarla ci sono anche la tata e la madre adottiva di Paola che dopo tanti anni con un grande contributo l'ha ritrovata. Quell'anno Paola sarebbe potuta diventare una delle conduttrici di Mediaset ma ha deciso di assentarsi per essere più presente per la madre finalmente ritrovata e a cui l'ex bonus è molto grata. La madre Imma infatti è stata al suo fianco durante la gravidanza di Paola quando Francesco non faceva invece lo stesso. È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti. Voi che ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.